Odessa ieri si è svegliata sotto attacco. Nella notte missili russi hanno infatti distrutto una raffineria di petrolio e 3 impianti di stoccaggio vicino alla città. Un altro attacco avrebbe preso di mira la più grande raffineria dell'Ucraina. Oggi le cose non vanno meglio, visto che il conflitto sta investendo anche il sud del paese, a iniziare proprio da Odessa, dove si trova il fotografo dell'ANSA, Carlo Orlandi. Ci colleghiamo con Odessa, Carlo Orlandi, fotografo ANSA. Ecco, dove sei? Cosa sta succedendo lì? Buongiorno a tutti, noi siamo barricati, oggi siamo barricati dentro qui a Odessa, ma ieri mattina alle 5.45 c'è stato il primo attacco aereo con 2 aerei russi che hanno sganciato 8 bombe sulla città. Ecco, sì, le immagini ieri hanno fatto il giro del mondo, quell'attacco alla raffineria, ma ci puoi aiutarci a raccontare questi momenti così, così drammatici? Poi ricordiamo che Odessa, città portuale sul Mar Nero, a sud dell'Ucraina, molto legata anche all'Italia, 1 milione di abitanti, insomma, ci sentiamo particolarmente vicini noi a quella popolazione. Ma Carlo, raccontaci queste ore tremende. Ieri è stata una domenica da dimenticare per quanto riguarda i cittadini, ma anche per noi fotoreporter, perché alle 5.45 sono esplose 8 bombe sganciate da 2 aerei russi. I 2 aerei russi sono arrivati dal mare, quindi da sud. È comprensibile la paura in questi frangenti, ma io so che hai parlato anche con dei militari in queste ore. Vuoi raccontarci? Sì, siamo riusciti, sono riusciti, riuscito a parlare con un tenente colonnello, dove hanno preparato, abbiamo fatto anche il video, c'è lì, è stato montato, quindi lo potete mettere in onda. È un'esclusiva nostra di ANSA e la passiamo anche a voi, perché hanno scritto una lettera con il sangue dei militari. Questa lettera, in poche parole, chiedono di chiudere questo cielo e quindi fare una no-fly zone, perché ieri quello che è successo si ripeterà naturalmente nelle prossime ore. L'incursione di Odessa sarà non da terra, e l'abbiamo detto nei giorni scorsi, l'ho detto nei giorni scorsi. Se vogliono prendere Odessa, la prenderanno via cielo e via mare. Il fotografo Carlo Orlandi si fa anche portavoce di un appello. A Odessa manca tutto, dai viveri ai medicinali. Molti degli aiuti che arrivano in modo generoso da parte dell'Italia si fermano in Polonia. È sempre più difficile passare la frontiera. Venerdì o sabato mattina ci sposteremo da qui. Se non ci saranno novità di incursioni ancora, andremo a Mykolaiv. Presto, bene, ci aggiorniamo prestissimo. Grazie Carlo.